Intervista della settimana, e con la diretta Facebook incorporata. Facciamoci, cioè voi vedete la televisione, ma chi non ci arriva, non lo vede bene, può collegarsi con Facebook, con i social network. Allora, mi stava dicendo Sara, la nostra amica qui ospite, la nostra amica Sara, vedete quanto è bella, quanto è brava. Ah, e te casca pure il microfono. Il bello della diretta, diceva Gianni Minà, il bello della diretta. Quindi Sara, dici allora come canile di Chieti, qui in centro Italia, poi mi dicevi del sud, che ci sono delle problematiche maggiori. Cici, insomma, appunto i randaggi, i poveri cani, i randaggi a volte abbandonati, non abbandonate, in questo io ero così freddo, almeno siamo contro l'abbandono dei cani, ma non solo noi, ma tantissimi, stiamo sperando anche che Maurizio, persino Maurizio Costanzo è contro l'abbandono degli animali. E dei cani, qualsiasi animale. Sì, ricordiamo anche che l'abbandono è una violazione del codice penale, quindi Bravissima, ecco. oltre a essere un atto molto, molto malvagio, molto incivile, è anche una Bravissima. violazione del codice penale, quindi ricordiamocelo sempre. E per quanto riguarda la situazione al sud, io come dire, la conosco perché io stessa ho adottato due cagnolini che vengono da due realtà, uno dalla Calabria e uno dalla Sardegna. E da quel momento che ho avuto questi due cagnolini, che comunque io ringrazio sempre la vita perché me li ha dati, perché è stato un dono bellissimo e secondo me è un'esperienza che ti cambia la vita, ti cambia tutto e che tutti dovrebbero fare. Però è anche adottare un cane è anche una grande responsabilità che non tutti possono fare, se non se la sentono, meglio non farla. È una Cani non responsabilità. sono un giocattolo, No, non è un ricordiamo, giocattolo, non sono sono un come dei giocattolo, bambini. sono esattamente come sono delle persone, a volte anche meglio. Io sono una di quelle che penso che siano molto meglio degli umani, gli animali, per tanti Il motivi. mondo non Comunque, l'avrebbero certo distrutto loro, anzi. c'è da dire che quando vengono abbandonati hanno anche dei grossi traumi, ok? Quindi uno pensa sono solo dei cani, sono solo gli No, no, animali, certo. non è esattamente così. Esatto. Non li voglio paragonare ai bambini, molte Beh, sono sempre esseri persone. viventi con sensibilità enorme, comunque. Molta più di noi, Molta sì, più di noi, molta quindi più di anzi noi. abbandonare, io ho visto cani lacrimare, gatti lacrimare, cioè sono cose terrificanti. Figuriamoci quei pazzi che fanno violenza contro gli animali, una cosa veramente, lì è da codice penale, Anche il maltrattamento quello da sarebbe da codice decreto penale, sicurezza, non altre anche stronzate. l'utilizzo di cani da combattimento è da codice Certo, certo, certo. penale. Va bene, insomma, io sui maltrattamenti e sui combattimenti non ne parlo qui perché No, sono no, no, puoi cose. parlare di qua, ricordati che qua stiamo, guarda, le vere informazioni, articolo 21, libertà di opinione, no, la gente deve sapere quello che succede, quello che Sono cose dico molto tristi, molto ai miei brutte. ospiti, a partire dall'amico Antonio Generale Pappalardo, a partire da altri, da medici, cioè, cioè il pubblico deve essere informato, perché oggi c'è la disinformazione del sistema, per quello indosso questo gilet giallo, per negare il consenso, ah, perché ci stanno dicendo solo quello che vogliono farci sapere. Cioè, di quello che sta succedendo in Francia, non lo vogliono far sapere in Italia, vogliono che tutti qui guardano il calcio, tu sì che vales, tranquilli, sereni, il TG5, il TG1, che poi sono delle fotocopie, si passano una velina, se la passano tutti quanti, diciamo una velina nel senso è un'informazione, un'informativa, e tutti quanti si attendono. L'Italia sta recuperando, ma che sta recuperando? Qua siamo peggio della Grecia, che sta recuperando. Cioè, quindi ecco che vi dico, ricordo il 5 dicembre, infatti chi vuole, siamo tutti a Roma davanti a Montecitorio il 5 dicembre con indossati il gilet giallo, ma non solo, dal 1 dicembre sempre, perché è un segnale politico per non dargli il consenso e per criticare questo sistema, che è un sistema mondialista pericoloso per tutti gli esseri umani, compresi ovviamente gli animali, perché poi i cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, scie climiche, insomma, sono tante cose che poi approfondiremo più avanti. Allora, quindi la situazione a Chieti, io di tanto faccio una camminata a Chieti, vedo qualche cane un po', qualcuno in genere, però vedo anche molti
amici che comunque vanno con i cani in maniera educata, come molti amici che li raccolgono ovviamente. Dici anche le ultime leggi, Sì, le ultime accortezze da fare per tenere un animale, Per tenere, un gatto, che sia. ovviamente abbiamo detto che è una responsabilità, è come avere un figlio, anche se molta gente mi critica quando dico è come avere un figlio perché mi dice non è un bambino. Non è così, non è esattamente così. Per me sono esattamente come i bambini perché Sono necessitano d'accordo con delle te. stesse cure. Quindi veterinario se D'accordo. stanno male, anche se non stanno male, ogni tanto una visita di controllo. Esattamente come si farebbe con un bambino. Io non ho bambini, però ho due Vernici, cani usi le cose, e li certo. tratto come se avessi due figli. Bellissimo. Non tutti fanno così. Ovviamente è una responsabilità. Avere un cane vuol dire rinunciare a tante cose. Non vuol dire non andare in vacanza, come molti mi dicono, non adotto perché devo andare in vacanza. Andare in vacanza non può bloccarti dall'adottare un animale. Perché? Perché adesso ci sono tantissime soluzioni, ci sono dei pensioni che costano pochissimo, quindi vai tranquillamente in vacanza, lo lasci in pensione, quindi non può essere un motivo che ti impedisce di adottare un cane. Però è anche una responsabilità che ognuno deve sentirsi dentro. Non tutti se la sentono e chi non se la sente fa bene a non prenderlo, piuttosto che abbandonarlo, piuttosto che trattarlo male, lasciarlo da solo lì, non fargli una carezza, non portarlo dal veterinario. Cioè, comunque questo è comunque una specie di maltrattamento, perché il maltrattamento non è solo fisico, non No, è anche solo psicologico, comunque si parla tanto di non violenza dargli da psicologica e mangiare, poi. è anche psicologico, è anche lasciarlo da solo tantissime ore, non fargli mai una carezza, anche questo è maltrattamento. Oppure Psicologia mutua. chiuderlo, oppure addirittura sbagliatissimo, non sbagliatissimo, vietato dalla legge, tenerlo a catena. Non può Sì, essere certo. tenuto a catena. Purtroppo in Abruzzo abbiamo ancora tantissimi casi di cani tenuti a catena o maltrattati o altro. Per quanto riguarda le regole per tenere un cane, ovviamente quando si va fuori col cane, guinzaglio, quindi obbligo di guinzaglio. La museruola non è obbligatorio fargliela indossare, ma portarsela dietro. Certo. Ma la cosa più importante è tenerlo al guinzaglio, non lasciarlo girare libero. Perché? Perché potrebbero succedere tante cose, come provocare un incidente, come due cani si attaccano, litigano E può e un succedere, cane certo. va, ovviamente sono animali, Beh, ma non c'è proprio agiscono istinto, d'istinto. diciamo. I politici rubano e i cani a volte si scambiano delle opinioni, diciamo. È un Quindi istinto, diciamo. a Chieti c'è No, ma non solo a l'abitudine Chieti, sbagliata di ovunque. lasciarli liberi e succedono Ah, vedi? spesso Sì, sì, degli sì. incidenti con avvocati, con risarcimenti danni, insomma. È bene che poi in più un proprietario si faccia, secondo me, una sua assicurazione privata, una sua assicurazione sul cane, perché comunque avere un cane è una responsabilità. Quindi questo è per quanto riguarda appunto tenere bene un cane, sottoporlo alle visite, microchip ovviamente, microchip obbligatorio, Targhette come ero iscrizione all'anagrafe canina, anagrafe canine. quindi microchip è dichiarare appunto il possesso Per del cane. rintracciare una sorta di Sì, si rintraccia il padrone in caso appunto il cane esce, smarrimento. sì, è una forma di tutela, insomma, ed è un obbligo di legge, quindi va fatta. Quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda Chieti, io ho vissuto diversi anni a Bologna, quindi sono tornata a Chieti da pochi mesi. Ah, da poco. E quello che posso dire è sicuramente al nord le cose Un funzionano po' meglio. più educati Funzionano alla. meglio. Certo. Però non siamo neanche messi malissimo, perché io che ho adottato due cani provenienti dal sud, da una brutta realtà, ho avuto modo di conoscere questi volontari al sud che veramente fanno di tutto per salvarli con pochissimi mezzi, senza soldi. Veramente. E qual è il problema al sud? C'è una mentalità diversa. Si ricorre spesso, cosa succede? Le cittadine, i paesi si riempiono di cani randagi.
che sono, ricordiamo, responsabilità del comune, del sindaco, cioè il sindaco è il padrone dei cani randagi. Ah, ecco, vedi, queste sono cose che il sindaco che deve. A volte gli sfugge questa cosa, cioè, sfugge. Giustamente. No, troppo spesso, troppo, soprattutto al sud. Quindi il sud ha questo problema, soprattutto Sicilia, Calabria, Sardegna un po' meno, e Basilicata, Puglia, hanno questo problema di avere tantissimi randaggi. Le volontarie, poverine, si fanno in quattro per salvarli, per pagare di tasca loro questo mantenimento, e cercano di mandarli a nord, ma così facendo il problema viene solo spostato al nord, verso altre regioni. Quindi da una parte li salvano, e quindi tanto di cappello al loro lavoro, io stesso ho preso dei cani da brutte realtà. Dall'altra parte non si risolve il problema randagismo, perché va risolto a livello locale, cioè le regioni, i comuni devono risolverlo a livello locale. Se non lo risolvono con una politica di sterilizzazione, con una politica contro il randagismo, non si risolverà mai. Verrà sempre scaricato il problema verso il nord. E non va bene. I comuni devono essere sensibilizzati. Certo. Perché? Perché il problema del randagismo si riflette sulla comunità intera. Quindi cosa succede? Che quando ci sono tantissimi cani randagi, fanno branco. Il branco può essere pericoloso. Allora succede che a un certo punto il cittadino esasperato, non lo giustifico perché comunque chi fa violenza o chi uccide o chi maltratta gli animali, per me è una persona malvagia, una persona a prescindere, che potrebbe far male anche agli umani. Ma è ovvio, perché se uno è violento, è violento con tutti, è violento o con nessuno, cioè, non quindi è, io non lo giustifico. Io dico la violenza non ha senso e non ha genere, nel senso anche non ha razza, nel senso che ovviamente una persona che appunto che fa delle atrocità che vediamo, che non si possono neanche raccontare, avvelenamenti, la vediamo il bullismo. Ci sono soprattutto Calabria, oggi ho visto Sicilia, una scena proprio di come fare in caso di avvelenamento di una volontaria, di come fare a salvare un cane in avvelenamento. A proposito, volevo dirti, voi siete un'associazione, Gianfranco Maio, voi siete un'associazione LIDA, quindi associazione Lega per gli Animali Nazionale. Voi collaborate col comune di Ortona per questo canile praticamente. La politica è sensibile alle problematiche degli animali, dei cani randagi, del randagismo, dei canili, vi aiutano? Dici il rapporto tra voi, in questo caso tra le associazioni, quanto pesano, quanto contano nella politica locale e poi sappiamo a livello nazionale, addirittura. La, così dice, quella di Forza Italia, la Brambilla, per esempio, ogni tanto la interpellano, dice anche delle cose anche interessanti su certo, diritti. Poi come in ogni situazione, ecco, anche... dice la situazione Ortona e il rapporto anche tra politica e associazionismo animalista, diciamo, in questo caso vostro LIDA, LIDA, Lega Nazionale Diritti Animali. Lega Italiana per i Diritti dell'Animale, sì. E naturalmente come in ogni contesto ciò che accade a livello locale è nient'altro che in piccolo ciò che accade a livello nazionale. Certo. Quindi la politica fa ciò che la legge gli dice di fare. Okay. E in questo senso evidentemente se le cose funzionano poco e funzionano male, probabilmente non soltanto la politica locale o nazionale nell'applicazione delle leggi è coinvolta, ma la stesura di quelle norme è stata fatta in momenti in cui ciò appariva sufficiente, probabilmente era una crescita rispetto al passato. Molte di queste norme non sono adeguate ai tempi di oggi, non sono adeguate alla crescita. Necessiterebbe di altri decreti legge, secondo lei? Sì, sicuramente una crescita legislativa che dovrebbe seguire quella che è accaduta come crescita culturale. Certo. Perché senz'altro la coscienza, la coscienza collettiva è senz'altro aumentata rispetto al passato. Ovviamente come in tanti argomenti anche questo è un contesto che la normativa regionale ha creato una legge quadro
all'interno di ogni regione ha creato una sua legge in merito al randagismo. Quindi in relazione alla situazione del randagismo nella regione Abruzzo, l'ha detto appunto Sara, si riesce a fare fino a un certo punto. In altre regioni sicuramente la situazione è peggiore, ma in tante altre regioni la situazione è molto migliore. E noi vediamo intorno a noi una situazione che è un po' come cercare di vuotare il mare col cucchiaio. Sentite abbandonati, questo voglio dire. No, io mi ricordo quando c'era il mio amico alla regione, consigliere regionale, Walter Caporale, dei Verdi, poi non so perché l'hanno fatto sparire i Verdi, gli animalisti, cosa che invece è un peso importante anche politicamente. Guarda la Brambilla, altre cose. Cioè voglio dire, quando c'era lui, devo dire che c'era molto più. Lui ha fatto parecchie cose, battaglie anche con mia sorella, della Lega Antivisizione, sono Angela Marino, mia sorella. E quando riguarda, ma adesso, con lo scomparire dei Verdi e quindi degli animalisti, a volte associati ai Verdi, devo dire che non so quanto seguano, al di là di vedere il derby di Maio, Salvini, chi vince e chi perde, no? Abbiamo fatto un'altra squadretta di calcio, calcio balilla direi. E quindi però gli animali sono una cosa seria, non sono politici, gli animali appunto sono persone sono serie, una cosa molto non seria. Sono politici gli animali. Gli animali sono una cosa seria e... Mi è piaciuto questa cosa, eh? Sono persone serie, ma in realtà sono meglio di persone. La legge li definisce esseri senzienti. Io direi, mettiamo i cani a fare i sindaci a fare i cani. Questa dovevo dire, questa giusto già scusa. Forse renderanno di più. Ma dovevo dire, io farei questa sostituzione, sinceramente. Sì, no, la legge definisce esseri senzienti. I politici nei canini e i cani negli atti scranni, di sicuro sono più buoni, più onesti, più sensibili, non ci ridurranno, certo. Non ci ridurrebbero proprio e non ci abbandonerebbero neanche. Io voglio ritornare. Voglio ritornare un attimo sì, quello che è il discorso, che è il discorso per cui siamo qui. 2 minuti, consigli per gli acquisti e ripartiamo. 2 minuti.